Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, bentornati, se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. Oggi ragazzi, sorriso a non so quanti denti, 75, 80, 90, 100, facciamo 100, 100 denti. Che bello ragazzi, che bello. Siamo qui oggi per l'analisi di Milan Inter 3-2. Prima di cominciare però ragazzi vi ricordo di lasciare un like non solo per il video, anche solo per la felicità di aver vinto il derby. Commentate qui sotto, perdonatemi, commentate qui sotto che cosa avete notato, che cosa vi è piaciuto, che cosa non vi è piaciuto della partita. Fatemi anche sapere una vostra analisi. Gentilmente seguiteci, iscrivetevi al canale di Milan Inside. Attivate la campanellina così vi arrivano tutte le notifiche sui video e veniteci a seguire dappertutto su altre piattaforme e sul sito internet www.acminaninside.com. Allora ragazzi belli, sarò molto onesto, molto sincero e non mi lascerò trascinare da facili entusiasmi. Facciamo un'analisi. Ho anche un po' la voce, non so se l'avete notato, un po' rauca. Perché potete immaginare la gioia, le grida, gli urli che ci sono stati ieri, motivo per cui è stato un bel pomeriggio, bello intenso, bello direi anche probante da un certo punto di vista. Comunque, veniamo all'analisi della partita. Io penso, molto sinceramente, come ho detto poco fa, che sia una vittoria meritata. Perché il Milan ha giocato all'incirca una settantina di minuti in maniera molto superiore all'Inter, costruendo molto di più, tenendo in mano il pallone del gioco, con l'Inter che da quando ha fatto il 3-2 si è praticamente fatta sotto. È tornata in maniera insistente negli ultimi 20 minuti di partita, ma con una differenza. Noi l'anno scorso giocammo gli ultimi 20 e vincemmo. Loro hanno giocato gli ultimi 20 e hanno comunque perso. Allora, pronti via, azzuffata Theo Hernandez Dumfries, l'arbitro del quale avevo paura, e credo che gli interisti avranno comunque da ridire. Cioè, l'arbitro che mi metteva un certo timore, perché non lo ritenevo all'altezza di un derby, ha voluto subito far capire l'andazzo ed ha ammonito entrambi. Teo, per favore, basta, basta con queste sceneggiate, con queste ammonizioni inutili che poi saranno pesanti quando sarai a rischio squalifica perché è diffidata, allora ti dovrai contenere, magari partite importanti e quant'altro. Basta, 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 semplice, basta. Partita tutto sommato equilibrata, non con grandissime occasioni, diciamo nella prima mezz'oretta di gioco, fin quando un disimpegno, diciamo palla a piede di Handanovic trova la sponda di Correa per Lautaro che la protegge, mi verrebbe da dire, alla Lukaku, che la restituisce alla Correa, imbucata di prima Brozovic con la difesa del Milan praticamente attratta come una calamita dal movimento dei due argentini, aperta come, mi verrebbe da dire, un grissino nel tonno, come la pubblicità. Brozovic che si ritrova davanti a Maignan e lì per il portiere francese c'era poco da fare e quindi vantaggio dell'Inter. Esultanza molto antipatica, molto
inutile da parte di Brozovic, ma andiamo con calma. Da lì Milan comincia a giocare e devo dire che a volte poi mi fa rabbia vedere giocare il Milan come ha giocato ieri e vederlo giocare come ha giocato contro il Sassuolo. Mi viene rabbia, però poi vedi la prestazione, vedi il risultato, vedi la vittoria, vedi la coesione. Passo un po' in secondo piano anche l'arrabbiatura, l'incazzatura che c'era stata per il turno infrasettimanale. Detto questo, ripeto, il Milan riparte la ribalta dopo lo svantaggio, pressing altissimo, costringe l'Inter a sbagliare il passaggio e l'ha sbagliato Çalhanoğlu. L'ha sbagliato Çalhanoğlu. Tonali, recupero palla in un piccolo déjà vu del pallone recuperato l'anno scorso sull'1-1 di Giroud, spaccata. Tiene, 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 apre per Leao, bomba di sinistro sul secondo palo, Handanovic ce la tocca pure, ma non può nulla, 1-1. E così, da lì poi, sono stati gli ultimi 10 minuti del primo tempo che Milan ha provato ad andare in vantaggio, occasione di Theo Hernandez col tiro di col bolide dal limite dell'area di poco fuori, occasione di De Ketelaere sul calcio d'angolo, occasione ancora per Theo con un colpo di testa, ancora prima c'era stata l'occasione per Leao con il tiro a giro parato da Handanovic. Insomma, un primo tempo che vede l'Inter tirare una sola volta in porta e Milan che fa 13 tiri verso la porta con 5 dentro lo specchio. E si conclude così il primo tempo. Secondo tempo che inizia con un quarto d'ora davvero da grande squadra del Milan, che prima va in vantaggio con Leao, palla dentro per Giroud, che questa volta non si è girato, mentre l'anno scorso si era girato Giroud, quest'anno l'ha girata Giroud sul secondo palo. Molti potrebbero vedere nel tiro di Giroud un tiro ciabattato, preso male, dite tutto quello che volete. Lì è un gol di astuzia tecnica. Sono quelle palle che se le prendi piene non segni, ma che se le prendi in maniera sporca, beffarda, va a finire come è finita, cioè che entrano 2-1. Terzo gol, signori, un connubio, a parte diciamo il collegamento Giroud-Leao, un insieme di fisica, tecnica, velocità, agilità e senso del gol di Leao. Un gol veramente stupendo. Si è inventato un gol in mezzo a tre difensori dell'Inter. Da lì, dal 3-1, probabilmente i ragazzi hanno creduto che fosse finita la partita. Errore madornale perché l'Inter dopo poco rientra in partita con i cambi di Inzaghi, con Dzeko subentrato a Correa che su diciamo un cross basso di Darmian dalla destra nostra, diciamo dalla parte di Calabria, anticipa Tomori e fa 3-2. Da qui subentra un po' di paura con occasione per l'Inter e si innalza a, diciamo, secondo eroe della giornata, Magic Mike Maignan, che para i tentativi di testa di Lautaro, il tentativo. Ah, te l'ha parata Çalhanoğlu, tu credevi di aver segnato, te l'ha parata. Il tiro di Çalhanoğlu sotto l'incrocio. E poi, a parte un altro paio di mischie, insomma, si è rischiato poco altro. Però quelle due grosse occasioni effettivamente hanno visto un grande, grosso Maignan. E finisce così, 3-2. Molto contenti, torniamo per il momento primi in classifica. Non abbiate paura di quei due pareggi perché erano due trasferte ostiche che è meglio fare adesso. E siamo qui. Ragazzi, poi ci vediamo domani con le pagelle. Vi invito ancora una volta a lasciare like, iscrivetevi al canale, attivate la commentina. Vi reinvito a commentare qui sotto con la vostra analisi dicendomi cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto. E veniteci a seguire dalle altre parti e sul sito internet www.acmilaninside.com.
Questo è quando, ragazzi, io vi ringrazio, godiamoci questa bellissima giornata e, ripeto, ci vediamo domani con le pagelle. Ciao a tutti, ragazzi, e sempre Forza Milan!